Andiamo. Problemi? Questo dannato affare continua a bloccarsi. Se sei pronto per altre istruzioni, possiamo cominciare. Mostrami chi altri sei riuscito a trovare. Ecco qua. Due delle migliori canaglie della città. Sì, il figlio preferito di Point Verdun, Thomas Burke. Come sta dopo Danny? 9 settimane fa Burke entra nella gastronomia di Roman, il macellaio Barbieri, totalmente ubriaco, impugnando una pistola. E spara 10 colpi, ma l'unica cosa che riesce a colpire è un fottuto prosciutto nella cazzo di vetrina. I ragazzi del macellaio lo pestano come una bistecca e lo buttano in un bidone. Barbieri è quello che si è preso Point Verdun, no? Ha rotto la gamba di Burke con un crick. Per quello Burke era disposto a partecipare alla rapina. Pensava di sistemare le cose con Sal così da poter riprendere Point Verdun. È sempre stato un povero stronzo. Sì, come ogni altro irlandese. Ma odia Marcano tanto quanto te. Sì, va bene. Dare al vecchio di Danny la possibilità di vendicarsi è il minimo. Oh, porca troia. Passa il tempo in una bettola sua a Point Verdun. Duffy, mi pare. Non dovrebbe essere difficile da trovare. Speriamo che ne valga la pena. Ehi, vedi di non fare casino coi documenti. Sono ordinati. The midweek hump, come out to the French Ward. It's your Uncle Lou Marcano here, letting you know that every night is the weekend in the French Ward, home of the 4 o'clock happy hour. That's right. Historic landmarks like the Mystic and the 800 Club will be offering discount drink specials Monday through Thursday, every week. Can you believe that? And if you see me out and about, just say hello. I might just buy you a whiskey. Che c'è? Vuoi le botte? Non vogliamo gente della tua razza qui. Non una mossa. Vedi quello che devi.
ma magari potrebbe fare un salto qui, la tua bella moglie. Quanto tempo? Lincoln Clay. Gesù Cristo in croce. Ormai ho visto tutto. Ho sentito che eri morto. L'ho sentito anch'io. Beh, che cazzo vuoi? Sono venuto a farti una proposta d'affari. Ma davvero? Voglio eliminare Marcano, i suoi fratelli, chiunque sia associato a lui. E vuoi il mio aiuto? Per come la vedo, dopo aver sistemato Barbieri, Point Verdun torna tuo. Poi discuteremo di che succede nel resto della città. Ah, fanculo. Mi sono già fatto coinvolgere da voi bastardi una volta. E guarda com'è andata. Per quanto mi riguarda, non vedo molta differenza tra allora e adesso. Apri bene le orecchie, brutto stronzo. Danny era così carbonizzato che non me l'hanno neanche lasciato guardare. Se qualcuno ucciderà quel bastardo di Marcano, sarò io. A meno che Marcano non frequenti una di queste bettole, non credo abbia molto da temere, no? No, va a farti fottere. Ho più palle io di quelle che tu e i tuoi simili avrete mai. Ingrato di merda. Che viene qui a farmi domande? Tu e la tua gente me la date a gambe, al primo segno di pericolo. L'avete sempre fatto e lo farete sempre. Mettiti seduto. Si va a fare un giro. Che cazzo ti credi di fare? Vanti tanto delle tue palle che mi è venuta voglia di fare un giro e vedere chi dura di più. Il latticino o il roscio? Così finirei per farmi eccitare il latticino. Hai dato l'uomo sbagliato. Hai sfidato l'uomo sbagliato. Sta calmo! Devo andare a bere. Accosta qui. E adesso scendi dalla mia macchina. Dammi il tempo di riprendermi e passa da me. Secondo me troveremo una soluzione.